8:20 siamo partiti. Sta piovendo, è un po' una merda. Aspetti che signora, vado io, signora. Sta piovendo, non è il massimo. E speriamo che come l'altra volta, cioè speriamo che non ci siano come l'altra volta come si chiama? Speriamo che non ci siano code o insomma file in autostrada date dalla pioggia, perché l'altra volta andando a Milano e tornando, ragazzi, è stato impressionante. Impressioning. Impressive. Impressionante ging. Mi sono svegliato un pochino raffreddato. Mi sa che la passeggiata di ieri, alla fine, quando ero in via 20 Settembre, cioè quando ero praticamente a casa, è venuto su un vento, ragazzi, allucinante. Meno male che avevo la giacca, cioè prima, se vi ricordate, ero lì, una giacchetta troppo caldo, no? In verità ho fatto benissimo, perché tutto il tempo caldo, messa la vita quindi tranqui, però poi con quel vento lì, ragazzi, senza la giacca io mi prendevo da broncopulmosclero catarro sinusi, non usciva come raffreddore. Niente, oggi quindi questo, mi sono già preparato la borsa della palestra qualora volessi andare diretto in palestra, così non devo tornare a casa stasera. E dipende anche se, soprattutto, faccio la cena fuori o meno. Cioè, se mangiamo fuori, dopo vado in palestra diretto. Se devo tornare a casa, quando finisco le... insomma... Metti che sarò a casa per le 7:30, 8, dai, per le 8, 7:30, 8. Se devo anche cucinare, ci metto un pochino. Se ho già mangiato, vado dietro in palestra, siamo tranquilli. Adesso c'è il traffico già qua e sicuramente arriverò in ritardo. Speriamo non di troppo. 8:41, 42, adesso vado dentro. Va bene. E non ci sentiamo dopo. Bacioni. Ok ragazzi, sono appena tornato da Bergamo, sono le 8:06, ho mangiato all'autogrill un hamburger decente per essere l'autogrill, non posso lamentarmi, mamma mia che caldo, l'auto è stata tutto il giorno al sole, quindi insomma potevo prendere quella per tornare a casa, vabbè, ma molto interessante, alla fine. Riunioni su riunioni, pranzo siamo andati a mangiare, siamo andati al ristorante dell'altra volta, proviamo che qua si muore, siamo andati al ristorante dell'altra volta e mangiato tortellini al burro come primo, secondo era tipo una bistecca. Bistecca di manzo, mi pare, sì, con patate. E niente, niente. Adesso torniamo a casa. Ora io penso di andare diretto in palestra, a dire la verità, così faccio un pochino di esercizio fisico. Anche perché oggi tutto il giorno seduto, non ho capinato assolutamente niente. Mentre troppa poca roba. Ah, guarda, mi sono penso un po' abbronzato questo weekend, stando lì nel prato. Un po' abbronzato lo sono. Boh, la videocamera è appena caduta, speriamo non si sia rotta. E ci vediamo dopo, ora vado in palestra. Niente ragazzi, alla fine sono andato in centro, tra una cosa e l'altra, non si molla mai. E come al solito i capelli sono uno più spaiato dell'altro. Vabbè, insomma, questa è la vita, questa è la via. Giornata molto particolarmente intensa oggi, tra una roba e l'altra non si è mai fermi, sono le 22:38 e devo ancora tornare a casa, cioè sono tornato solo per prendere il motorino e venire in città, quindi cioè hai voglia. Niente ragazzi, alla fine è l'una di notte, vado ora a letto, praticamente mi sono beccato con una mia amica finlandese che ho conosciuto ad Amsterdam,
che passava qua a Verona per caso. Solo che abbiamo fatto seratina ed è bloccata dove lei ha tipo l'ostello, lei e la sua amica hanno l'ostello a Peschiera, ma sono bloccate qua, cioè il treno non passava più, quindi vabbè le ho ospitate, sono in camera di là e quindi adesso io vado a letto. E noi ci vediamo domani, questo episodio purtroppo non lo edito oggi, lo edito domani, mannaggia, quindi mi tocca fare due episodi, però non, insomma non si riesce mai a vivere qua. E niente ragazzi, quindi noi ci vediamo domani. Fate i bravi, ricordatevi, mettete mi piace, commentate. Questo video è stato molto leggero, molto easy, non ho fatto chissà quale discorso, però a volte la vita è pure questo. E niente, quindi ci vediamo.